Verso le elezioni regionali, lavoro e sanità sono le urgenze in cima all'agenda del nuovo presidente che sarà eletto a giugno. Molti cittadini non andranno a votare, diffusa la delusione verso la politica. Corsa contro il tempo per il terzo lotto della Fresilia, il consigliere provinciale di Isernia Carrino tuona: siamo nelle mani di Toma e della sua giunta. L'Aquila, capitale del perdono, punta sul turismo religioso per il sindaco Biondi, un'opportunità di promozione per l'anno giubilare. Auditorium di Isernia gremito e infiammato dalla musica dei Pink Floyd Legend con la guest star Guy Pratt, il bassista della band di David Gilmour in Molise per il film cofinanziato dall'assessorato al turismo. Aperti 11 nuovi punti vendita e il risultato ottenuto in pochi giorni dall'Associazione della Stampa del Molise che ha lanciato il progetto Un'edicola in ogni comune. Infine lo sport, il calcio, derby a reti bianche al Cannarsa tra Termoli e Basto Girardi che si sono divise la posta in palio. Basket, la Magnolia Campobasso sconfitta dalla Virtus Bologna, la New Fortitudo Isernia vince e si assicura i playoff. Buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi con l'informazione di Teleregione. Lavoro e sanità sono le urgenze che il nuovo presidente della regione dovrà affrontare. Queste, quelle indicate dai cittadini che dimostrano ai nostri microfoni una certa sfiducia nei confronti della politica, questo soprattutto in ottica delle elezioni di giugno. Sentiamo Stefania Potente. In Molise si voterà i prossimi 25 e 26 giugno, come ha deciso lo scorso 20 febbraio il presidente Donato Toma, che ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le urne saranno aperte domenica 25 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 26 giugno dalle 7 alle 15. Mentre le coalizioni sono in alto mare sulla scelta del candidato alla presidenza della giunta regionale, tra i cittadini prevale la delusione nei confronti della politica. C'è chi non si recherà alle urne, al di là del fatto che si voterà in estate. Altri, a microfono spento, confessano che non rinunceranno ad esercitare il diritto di voto, ma annulleranno la scheda. Invece i cittadini hanno le idee chiare sulle priorità che il nuovo presidente della regione dovrà affrontare: lavoro e sanità. Non ci andiamo a votare. Non andrete? No, non andiamo perché siamo molto dispiaciuti, va bene che qua non fanno niente per i vecchi, per le persone anziane. Per i giovani? Per i giovani fanno tanto. E facessero qualche legge per le persone anziane. A me danno qualche contributo, non è che se ne prendono tutti loro i soldi. Lei andrà a votare? Da decidere ancora. Non voterei mai Toma. Sinceramente non sono molto interessata alla politica, ma è il centrodestra o la destra estrema che non amo. Al Molise serve un po' di tutto, sia come commercio, come che vi posso dire, la sanità, insomma, la sanità pure è molto importante. Anche le cose per bambini, non so, parchi giochi, insomma, pure qualcosa di questo genere qua. Dovrebbe pensare di più ai poveri, ahimè, noi poveri cittadini. Cioè, ormai si sa come stanno le cose. Si parla già di qualche nome, presidente Toma, c'è qualcuno che le piace? Al momento no. Il nuovo presidente che dovrebbe fare secondo lei, la prima cosa? Molte più cose. Su quale settore? Lavorativo. Lavoro? Sì, sì. C'è già qualche nome di questi di cui si parla che le piace, che voterebbe? No. Nell'immaginario collettivo, cambi di poltrone, salti della quaglia da uno schieramento all'altro e promesse preelettorali non mantenute sono un forte deterrente. Le parole che promettono, tutte le promesse che fanno all'inizio, di mantenerle, che sono tutte belle le promesse che fanno all'inizio e poi o per un modo o per un altro non vengono mai del tutto attuate. C'è qualche nome di suo gradimento? Mi dispiace dirlo, ma non è che non mi fido, cioè, per l'amor di Dio, però le cose che, ecco, che uno ha in mente non le vedo, ecco, quindi non credo più a niente, perché la politica mi sembra tutta uguale. Chi va all'opposizione dice quello che è, quello che va è un continuo palleggiamento, quindi, ma anche a livello nazionale. L'importante è che prende, diciamo, la postazione e poi arrivederci e grazie.
Le esponenti del Partito Democratico del Molise, Alessandra Salvatore e Giovanna Viola, sono state elette nella direzione nazionale del PD, che si è riunita ieri a Roma e ha proclamato Elly Schlein nuova segretaria nazionale. Stefano Bonaccini invece è stato proclamato presidente dell'Assemblea. Siamo pronte a portare a Roma la voce, le ragioni e i bisogni del Molise, per la prima volta rappresentato da due persone elette nella direzione nazionale. Il commento di Alessandra Salvatore e Giovanna Viola. Anche il segretario del PD Molise, Vittorino Facciolla, ha commentato l'esito dell'Assemblea. Sono felice di questa nuova ripartenza, fondata sulla chiarezza delle proposte e sull'unità del partito. Concetto questo espresso a più riprese proprio durante l'Assemblea di ieri. Entro il 30 marzo prossimo la Regione dovrà fornire alla provincia di Isernia un parere vincolante sul terzo lotto della strada Fresilia. Il 30 giugno nuova scadenza per l'ente di Via Berta. Il consigliere Carrino, esponente di minoranza, da sempre promotore della realizzazione della strada, tuona: siamo nelle mani di Toma e della sua giunta. Sentiamo Nicola De Santis. Per la realizzazione del terzo lotto della Fresilia, la Regione Molise entro la fine del mese dovrà provvedere al completamento del provvedimento autorizzatorio unico e la provincia di Isernia, dal canto suo, dovrà rispettare il termine del 30 giugno per il raggiungimento della obbligazione giuridicamente vincolante. Un'opera attesa da oltre 30 anni, riconosciuta dall'intera comunità istituzionale regionale, oltre che dagli operatori economici, dalle associazioni e dai cittadini, strategica ed indispensabile allo sviluppo del territorio e del tessuto socio-economico della provincia di Isernia e dell'intera regione. Come tal irrinunciabile, si leggeva nel documento partito da Via Berta e arrivato in via Genova a Campobasso nel mese di settembre. In realtà la Regione avrebbe voluto spalmare i 40 milioni di euro destinati al completamento della Fresilia su altre opere ritenute importanti per la viabilità delle aree interne. Il presidente dell'ente di Via Berta ha però contestato duramente questa volontà dei vertici regionali, insistendo per la realizzazione della strada che, se realizzata, dovrebbe collegare Civitanova a Sprondasino. La Fresilia rappresenta in sostanza un segmento di collegamento tra Bifernina e Trignina, di cui quell'area del Molise ha un bisogno vitale. La realizzazione del terzo lotto in tal senso diviene imprescindibile. L'articolo che è uscito stamattina sul primo piano dunque fotografa molto bene la situazione della Fresilia. Dall'articolo si evince come la Regione è chiamata dunque entro il 30 di marzo dunque a dare i propri pareri relativamente alla realizzazione di questa importante infrastruttura. Questi pareri saranno il discrimine dunque tra una volontà positiva o negativa della Regione stessa. Quindi la Regione, che ha avuto sempre nelle sue mani dunque il pallino dunque della realizzazione di quest'opera, è chiamata, ripeto, dunque, ad esprimere in maniera definitiva il proprio parere. Del resto si tratta soltanto dei pareri che afferiscono a pochi chilometri. Un parere positivo significa vicinanza al territorio, alle esigenze della gente dunque che vive in quelle zone, ma non solo, anche di tutto un intero comprensorio che va dal medio-basso Molise all'Alto Molise e anche alla vicina regione Abruzzo, mentre un parere negativo significa mortificazione di tutte le attività imprenditoriali dell'area, significa non interesse anche dei problemi della salute dei cittadini, perché con questa strada ad Agnone tutti i cittadini di Agnone si trovano ad avere gli stessi diritti che ha il cittadino di Campobasso, di Boiano, a ricevere le cure primarie per le patologie tempo dipendenti. Si tratta quindi di una arteria molto importante e credo che oggi, a breve, possiamo scrivere veramente una bella pagina di politica per questo territorio, se il parere sarà positivo. L'ex imprenditore della Molisana Trasporti SRL Riccardo Di Palma è stato assolto per non aver commesso il fatto. È terminata così quindi l'odissea giudiziaria che ha coinvolto il titolare della società che aveva sede a Guardia Regia e che finì agli arresti domiciliari nel luglio del 2018 dopo l'inchiesta dei carabinieri di Reggio Calabria denominata Via Col Vento. La Corte d'Appello di Catanzaro ha assolto quindi l'imprenditore da tutti i reati che erano stati
stati a lui contestati, mentre gli altri imputati, quindi Pantaleo Mancuso, Rocco Anello e Romeo Jelapi, sono stati condannati a 9 anni di reclusione. Soddisfatto l'imprenditore, i legali che lo hanno assistito, gli avvocati Gianni Spina e Giuseppe Mileti. E per la cronaca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli hanno tratto in arresto una coppia di pregiudicati, lui 26enne e lei 22enne, entrambi di San Severo. I due erano stati notati dai militari dell'arma in un bar della città adriatica, nonostante lui fosse in regime di domiciliari. Una volta condotti negli uffici di Via Brasile, hanno iniziato a minacciare i carabinieri, a opporre resistenza fisica per impedire la conclusione degli adempimenti relativi al controllo. La ragazza inoltre, nel tentativo di allontanarsi arbitrariamente dalla caserma, è stata bloccata da un militare e gli ha provocato lesioni personali nel tentativo di divincolarsi. Dopo gli arresti, il 26enne è stato tradotto nella casa circondariale di Larino, la 22enne ai domiciliari nella propria abitazione. Per loro le accuse sono di violenza e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, evasione, favoreggiamento e lesioni personali. E ci sono volute ore di lavoro per spegnere le fiamme che hanno reso inagibile lo stabile di 4 piani in via Faggi. Siamo a San Giacomo degli Schiavoni. All'opera i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, impegnati per quasi tutta la giornata di ieri. Per fortuna, quando il rogo è scoppiato nelle abitazioni non c'era nessuno. Sulle cause dell'incendio che ha quasi distrutto la palazzina sono in corso le indagini dei carabinieri di Campomarino. E quando sono terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco hanno constatato danni che hanno pregiudicato l'abitabilità dei vani interessati dall'incendio, di conseguenza interdetti ai proprietari. Abitazioni, garage, cantine prese di mira dai ladri a Ripa Limosani. I malviventi hanno portato via oro e contanti dagli appartamenti in cui hanno fatto incursione, mentre da garage e cantine sono stati portati via conserve, olio e salumi. Anche le auto del comune sono state prese di mira, in questo caso è stato portato via il carburante. I carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità dei ladri, non è escluso che si tratti di persone legate al mondo della tossicodipendenza. Intanto il sindaco di Ripa Limosani, Marco Giampaolo, ha lanciato un appello alla cittadinanza per sottolineare l'importanza non solo di alzare il livello di guardia con antifurti e videocamere, ad esempio, ma anche di quella di far propria la regola del buon vicinato, ovvero segnalare sempre persone o movimenti sospetti, proprio come una buona comunità farebbe. Ed ora andiamo all'Aquila, capitale del perdono, che punta molto sul turismo religioso. Per il sindaco Biondi questa è un'opportunità di promozione per l'anno giubilare. Sentiamo Pasquale Damiani. L'Aquila, capitale del perdono, ha partecipato quest'anno per la prima volta alla Borsa del Turismo Religioso Internazionale a Vicenza. La città dell'Aquila ha avuto un suo stand organizzato e gestito dal Centro Turistico del Gran Sasso e dall'assessorato al turismo del Comune dell'Aquila, rivolto agli operatori della filiera del turismo spirituale nazionale e internazionale, per creare reti e sinergie in un contesto interattivo e di condivisione di esperienze e di casi di successo. Nel corso dell'iniziativa Territori e Cammini verso il Giubileo 2025, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha illustrato le bellezze e le peculiarità della città, nonché il suo rapporto con la perdonanza celestiniana, sulla scia della visita storica di Papa Francesco, che ha officiato il rito di apertura della Porta Santa in occasione della 728esima edizione. Una prestigiosa vetrina internazionale per l'Aquila, che ha avuto l'opportunità di mostrare a migliaia di visitatori le bellezze del territorio, la perdonanza celestiniana quale patrimonio culturale e immateriale dell'umanità, i luoghi interessati dalla venuta del Santo Padre, il dono dell'indulgenza plenaria, la cui concessione è stata estesa fino al 29 agosto 2023, ha aperto le porte della città al mondo intero, attirando un filone turistico, quello religioso, che accresce le potenzialità del territorio aquilano, rappresentando un'opportunità di crescita e di sviluppo per tutti gli operatori, non solo del settore. L'obiettivo è quello di organizzare un'accoglienza multidisciplinare degna di una città europea come l'Aquila, divenuta un punto di riferimento per la cristianità, coinvolgendo tutti i comparti dell'indotto. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, si augura per quest'anno la fine dei conflitti e un anno ricco di soddisfazioni. Ma ci aspettiamo innanzitutto che non accada nulla
di sconvolgente, perché nel 2019 dicemmo al decennale del sisma sarebbe stato l'anno della svolta, poi abbiamo avuto la pandemia e poi quando ci stavamo per lasciare alle spalle la pandemia sono intervenute le questioni legate al conflitto in Ucraina con tutte le conseguenze. Ci accontenteremmo di un 2023 in cui i conflitti vengano sanati e si torni alla normalità e la nostra nazione e l'Aquila anche naturalmente vengano messe in condizioni di operare in tempo di pace. Auditorium di Isernia gremito ieri sera per il grande concerto dei Pink Floyd Legend con la guest star Guy Pratt, bassista della band di David Gilmour. Il teatro era pieno in ogni ordine di posti. Guy Pratt in Molise anche per il film che è stato cofinanziato dall'assessorato regionale al turismo e alla cultura. Vediamo. La band che ha rivoluzionato il concetto di rock, partendo dai tempi del progressive e arrivando oggi, nel 2023, ad appassionare generazioni che cambiano e che si emozionano rispetto a un sound unito a testi introspettivi e sempre attuali. I Pink Floyd e i loro brani manifesto sono stati portati sul palco dell'Auditorium Unità d'Italia di Isernia dai Legend, uno dei gruppi più noti in Italia che ha fatto della musica di David Gilmour, Syd Barrett e Roger Waters l'ispirazione per uno show unico in cui la cura del dettaglio come gli strumenti vintage, lo studio delle partiture originali, le immagini sull'headwall si sono uniti perfettamente alla performance della guest star che ha arricchito il concerto. Guy Pratt, bassista dei Pink Floyd dal 1987, che è all'attivo con Mason, batterista e cofondatore della band inglese, e con Gilmour ben 300 concerti. Lui ha infiammato il palco al termine di una 3 giorni nella piccola regione. Sarà infatti anche il compositore e il protagonista del film Il Monaco, la sirena e il Molise, cofinanziato dall'assessorato regionale al turismo e alla cultura. And we've come to Molise because, you know, we're hoping to make moltissimo Campobasso, Venafro, è rimasto stupito dal fatto Isernia, è rimasto stupito dal fatto che al ristorante ha trovato sempre tutto pieno, che ci sono tanti ragazzi in giro, insomma, gli è piaciuto proprio questo aspetto della nostra terra. In Isernia there's lots of young people out and about. And your landscapes are beautiful. It's fabulous. Pink Floyd seems to speak to a generation, especially in Italy. Pink Floyd comunque risultano molto nuovi e freschi anche adesso. Proprio per queste caratteristiche comunque continuano a piacere anche ai giovani. Pink Floyd music. Shine on You Crazy Diamond, Money, Wish You Were Here, grandi classici intramontabili interpretati magistralmente dalla band capeggiata da Fabio Castaldi. La prima volta che veniamo in Molise siamo veramente contenti. L'abbiamo fatto insieme a Guy Pratt, quindi al bassista di Pink Floyd nella formazione attuale ufficiale, quindi siamo strafelici, insomma. Molise diventa anche la location di set cinematografici che metteranno sempre di più in vetrina le sue bellezze. Il commento dell'assessore Cotugno, fautore del bando audiovisivo con cui sono stati finanziati 13 progetti selezionati da una commissione che verranno girati in alcuni angoli del territorio. Rino Piccolo, Leila Musavi, produttori del film che uscirà nelle sale tra fine anno e inizio 2024, insieme al regista Marcus Sheffert, entusiasti dell'accoglienza ricevuta. Permettimi di ringraziare l'assessorato alla regione per aver dato questa possibilità di chiudere, di completare il budget, perché il film comunque era in fase di definizione e grazie anche alla nascita del bando per l'audiovisivo, perché è uno strumento formidabile per la promozione del territorio
e spero presto anche la nascita di una film commission. But when we came to Molise, quando siamo venuti in Molise abbiamo capito che questa terra ha molto carattere. Abbiamo quindi appreso queste caratteristiche e dopo aver lavorato in tante città del mondo c'è stato un riscontro anche qui di una forte identità. L'ispirazione è arrivata venendo in Molise, un bellissimo posto per una storia con Guy che vedrà la presenza di molte avventure e esperienze, sarà un viaggio alla scoperta del territorio. Aperti 11 nuovi punti vendita, il risultato questo ottenuto in pochi giorni dall'Associazione della Stampa del Molise che ha lanciato il progetto Un'edicola in ogni comune. Sentiamo Pierluigi Boragine. L'iniziativa Una edicola in ogni comune, lanciata dall'Associazione della Stampa del Molise in collaborazione con il gruppo di Canto, ha raggiunto in pochi giorni risultati straordinari, 11 nuovi punti vendita nei paesi che da anni non avevano più giornali e prodotti editoriali. Siamo arrivati già a 70 comuni adesso serviti, soprattutto i piccoli centri, che la dice lunga sulla valenza culturale e anche sociale di questo progetto. Ce ne siamo fatti carico, purtroppo, insomma, altre istituzioni come la Regione non hanno voluto, come dire, non hanno raccolto il nostro appello in questi anni. Meno male che abbiamo trovato questo gruppo che vuole investire sulla distribuzione dei quotidiani, dei settimanali, dei periodici, dei prodotti editoriali della nostra Regione. Abbiamo messo in campo questa iniziativa che sta dando i frutti sperati ma anche insperati, ma se non fosse altro perché c'è fame di informazione. Grazie all'imprenditore salernitano che ha accolto l'appello del presidente Di Pietro, sta nascendo una nuova rete di distribuzione senza costi extra per edicole e rivenditori generici nelle zone fino ad oggi non coperte. Cosa significa ampliare l'offerta editoriale? Ma significa innanzitutto dare un servizio ai cittadini, il che non è poco, permettere alle persone di accedere a quello che a un libro, a un quotidiano, a un settimanale, cosa che oggi è riservato a poche città, a pochi comuni nella nostra regione. E poi una valenza culturale, perché significa informare meglio le persone, dargli la possibilità di avere un'offerta più ampia di fatti e di notizie. Per supportare l'iniziativa, la Sustampa ha programmato due incontri riservati agli attuali gestori di edicole e a chi ha in programma di aprire un nuovo punto vendita. La prima assemblea si terrà a Campobasso, nella sala consiliare del Comune, venerdì 17 marzo, dalle 15 alle 17. La seconda è prevista nella sala consiliare del Comune di Isernia, lunedì 20 marzo, dalle 15.30 alle 17.30. Vedremo con il gruppo di Canto, vedremo le vecchie edicole e anche chi vuole aprire un nuovo punto vendita. Non significa un'edicola to cure, significa anche un alimentare, vuole mettere un corner piuttosto che un bar, che vogliono avere anche i prodotti editoriali nel loro esercizio. E l'ultima trovata in ambito odontoiatrico, l'impiego di cellule staminali per risolvere i casi più complessi di atrofia ossea nei pazienti candidati all'implantologia dentale. A Isernia, nel centro Odontosalute, il primo caso. Ascoltiamo di cosa si tratta.
Ci sono pazienti con gravi problematiche dentali che ambiscono ad avere denti fissi, ma in taluni casi l'osso, che dovrebbe garantire la stabilizzazione di impianti dentali, non è sufficiente. Ecco quindi che l'impiego di cellule staminali rappresenta l'ultima trovata in ambito odontoiatrico. Prelevate dal grasso dell'addome e trasformate per risolvere i casi più complessi di atrofia ossea nei pazienti candidati a riabilitazioni della funzione masticatoria mediante impianti dentali. Il primo caso si è tenuto con successo a Isernia nel centro odontoiatrico Odontosalute. Ad eseguirlo il dottore Salvatore Ferrara, odontoiatra e medico chirurgo. Le cellule prelevate dal grasso dell'addome hanno capacità di rigenerare osso, che dunque, a distanza di 6 mesi circa, sarà strutturato in maniera tale da garantire denti fissi. Purtroppo vi sono delle condizioni un po' sfavorevoli in cui l'osso veramente è molto deficitario e lì dove è molto più praticamente riassorbito l'osso vi è anche una minore capacità osteoinduttiva dell'osso. Quindi dare la possibilità all'osso di avere un ulteriore impulso, un'ulteriore forza per potersi rigenerare attraverso cellule staminali che, come dicevo, si trasformano in nuove cellule ossee, andiamo a potenziare il nostro effetto di rigenerazione. I vantaggi sono molteplici per il paziente che, grazie ai nuovi strumenti che consentono di operare in piena sicurezza, non deve più eseguire l'intervento in narcosi in sala operatoria, ma è sufficiente un'anestesia locale. L'utilizzo di cellule autologhe prima di tutto evita quello che solitamente si può verificare con il ricorso a materiali eterologi, ossia il famoso rigetto. Il rigetto non può avvenire in questi casi perché si tratta di un trapianto di tessuto, quindi abbiamo le cellule, le stesse cellule e quindi gli stessi complessi, tecnicamente si dice di istocompatibilità, che sono perfettamente gli stessi, è lo stesso individuo, quindi non si tratta di una donazione, si tratta di un autotrapianto, quindi il prelievo di cellule staminali che vengono utilizzate per rigenerare e per potenziare la nostra rigenerazione. I vantaggi sono sicuramente anche sulla tempistica. Abbiamo un vantaggio relativo al tempo di attecchimento e quindi di rigenerazione ossea, perché abbiamo un'amplificazione dei nostri processi di guarigione. Rinviato il Consiglio Comunale di Campobasso, che avrebbe dovuto svolgersi questa mattina a causa di un problema alla rete elettrica che alimenta i sistemi interni del Consiglio. La seduta quindi è stata convocata per venerdì prossimo, 17 marzo. Sentiamo Alessandro Adamo. Nessun segnale, questo è il motivo che ha portato il rinvio del Consiglio Comunale monotematico dedicato al POMS. Alla base è un problema alla rete elettrica che alimenta i server interni del Consiglio. La nuova convocazione per venerdì 17 marzo. Collegato al POMS, piano urbano della mobilità sostenibile, la questione della ZTL nel centro storico di Campobasso. A richiedere come primo firmatario il monotematico Domenico Esposito, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. Rispetto alla mia prima segnalazione agli organi di stampa di questa iniziativa all'interno del PUMS, che è un argomento molto più ampio di cui contavo e conto di tornare a parlare, perché oggi c'è stata un'interruzione della linea elettrica che alimenta il sistema internet del Consiglio, quindi il Consiglio è stato aggiornato a venerdì 17, quindi venerdì prossimo, ma la cosa ridondante e come dire anacronistica è che l'assessore Simone Cretella decide di iniziare le assemblee pubbliche, quindi ascoltare i cittadini e i commercianti solo dopo la mia segnalazione, evidentemente lo fa con una convocazione a mezzo stampa 12 ore prima in un'assemblea pubblica alla quale non la prima ma le altre, la seconda e la terza, non ha partecipato nessuno della macchina tecnica amministrativa dell'ente, nessuno ha registrato le tante lamentele che sono arrivate dai cittadini e dai commercianti. Però stamattina ho presentato il monotematico, c'è stato l'intervento non solo di alcune istituzioni quali gli ordini degli architetti, ma c'è stato anche l'intervento per conto della Camera di Commercio della dottoressa Tartaglia con un dato allarmante. 42 sono le attività commerciali che dal 2019 al 2022 hanno chiuso su Campobasso, 9 nel centro storico. D'altro parere l'assessore Simone Cretella, sarà necessario qualche cambio di abitudine per fare passi in avanti.
ha avviato un percorso di confronto e partecipazione con tutti i soggetti. Abbiamo cominciato ad ascoltarne una parte, continueremo ad ascoltare anche altri soggetti istituzionali, anche le associazioni di categoria, perché è opportuno capire quali sono le reali esigenze. E come più volte detto, però, è anche chiaro stabilire che qualche cambio di abitudine ci dovrà essere, perché se vogliamo che la città faccia dei passi in avanti, bisognerà pure uscire, diciamo, da cattive abitudini che nel tempo hanno generato un approccio all'utilizzo dell'automobile a nostro avviso assolutamente sbagliato. E non a caso questa amministrazione, nel dotarsi di uno strumento di pianificazione quale il piano urbano per la mobilità sostenibile, ha come primo traguardo quello di fare in modo che per strada non ci siano solo macchine, ma ci tornino a essere anche pedoni e anche attori di mobilità dolce, tipo bicicletta, anche monopattini, qualsiasi strumento, insomma, che metta il cittadino non in subordine alle automobili. È chiaro che in questo ambito anche la pianificazione di zone a traffico limitato oppure di aree pedonali svolge un ruolo importante. Noi continueremo ad ascoltare affinché tutte le i dettagli poi della ZTL vengano attagliati in base alle esigenze che verranno fuori da questi incontri. Il Comune di Campobasso, tramite l'Agenzia Regionale Molise Lavoro, intende assumere a tempo pieno e indeterminato due operai edili specializzati. Titolo di studio richiesto, scuola dell'obbligo, diploma di istruzione secondaria di primo grado, scuola media inferiore. Tra gli altri requisiti richiesti vi è l'aver prestato attività lavorativa con la qualifica di muratore o idraulico per non meno di 2 anni, anche non consecutivi in altri enti pubblici o presso datori di lavoro privati, oppure aver lavorato sempre per non meno di 2 anni in un'impresa artigiana con relativa iscrizione alla Camera di Commercio. Gli interessati potranno fare domanda il prossimo 30 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 al Centro per l'Impiego di Campobasso. Il bando completo e la relativa modulistica necessaria sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso, quindi www.comune.campobasso.it, nella sezione bandi di concorso. Ed ora una notizia di servizio e distribuzione. Unità territoriale del Molise ha comunicato che a seguito dei lavori da svolgere sui propri impianti ci sarà l'interruzione dell'energia elettrica nella giornata di domani, quindi martedì 14 marzo, dalle ore 9 alle 14 a Campobasso, in alcune zone di Contrada San Giovanni in Golfo, Contrada Colle dell'Orso e di via San Giovanni. Nello specifico si può contattare anche in questo caso il sito del Comune per vedere quali sono precisamente le zone interessate. Bene, è il momento del meteo. Scopriamo insieme che tempo farà in Abruzzo e in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per martedì 14 marzo. La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida, responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse, venti moderati, mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso 5 la minima, 14 la massima, Isernia 6-15, Termoli 11-16, Venafro 6-16 gradi. In Abruzzo l'alta pressione si indebolisce favorendo l'ingresso di correnti più umide e responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, con deboli piogge in serata, venti moderati, mare da mosso a molto mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. L'Aquila 5 la minima, 16 la massima, Pescara 11-19, Chieti 6-21, Teramo 7-19 gradi. Solo qualche istante di pausa, ci rivediamo tra pochissimo con la pagina sportiva, quindi non andate via.
Ben trovati a tutti voi con la pagina sportiva di Teleregione che apriamo col calcio di Serie D e con tutti i risultati della 27esima stagionale nel girone F. Avezzano, Team Nuova Florida 0-2, Porto d'Ascoli, Montegiorgio 0-0, Fano FC Matese 2-1, Pineto, San Nicolò Notaresco 1-0, Roma City, San Benedettese 0-3, Termoli, Vasto Girardi 0-0, Tolentino Chieti 0-1, Trastevere, Cinzia Albalonga 0-0, Vastese, Vigor, Senigallia 1-2. In classifica in testa c'è il Pineto con 60 punti, segue a 51 la Vigor Senigallia, 46 per Trastevere, 43 Cinzia Albalonga, 42 Fano, Porto d'Ascoli 41, 39 c'è l'FC Matese, a 36 l'Avezzano. Il Vasto Girardi è nono in classifica con 35 punti, così come il Chieti e il Team Nuova Florida, mentre il Termoli è quart'ultimo con 27 punti, stesso punteggio per il Monte Giorgio. Attacchi spuntati, l'abbiamo visto, derby senza gol, quello di ieri al Cannarsa tra il Termoli e il Vasto Girardi, le immagini e i momenti salienti nel servizio. Un punto che serve ad entrambe le squadre perché muove la classifica e dà continuità di risultati. Un derby vibrante, quello andato in scena al Cannarsa con una buona cornice di pubblico, anche ospite. Pronti via e il Vasto Girardi ha un'occasione colossale con Macni che si ritrova da solo davanti al Lombardo. La palla finisce sul palo, conclusione altrimenti destinata a finire in rete. Il primo sussulto del Termoli arriva al minuto 22, ma Carnevale, tra i migliori in campo, è in posizione irregolare. La gara è gradevole, le squadre giocano un buon calcio, Calemme accende Pier Federici che viene stoppato da Lombardo in versione super, bravo e preciso il portiere giallorosso. Nell'altra metà campo il Termoli sa verticalizzare, Lo Russo vede e lancia Carnevale, diagonale che rasenta la perfezione, Petriccione chiamato all'intervento, salva risultato. Il primo tempo si chiude con questa fiammata di Panaro, il portiere del Termoli è ancora una volta attento. Le squadre vanno negli spogliatoi, Esposito inserisce El Wazni per uno spento Basrak, Coletti risponde con fiori per Pier Federici. Parte meglio il Vasto Girardi, Anton Giovanni destro alto, mentre il resto della scena se la prende il Termoli, prima con Carnevale sugli sviluppi di un angolo battuto da Caiazza, buona l'intenzione, un po' meno l'esecuzione. Poi con Ciofi che da posizione defilata ma molto invitante mette alto tra la disperazione di compagni e dirigenti. L'ultima emozione arriva dalle panchine, il nervosismo si fa sentire uno contro uno tra Esposito e Coletti, l'arbitro li manda negli spogliatoi a meditare su un punto che serve soprattutto quando la stagione sta per entrare nella rascia finale. Ed ora la pallacanestro femminile di Serie A, anche in questo caso scopriamo insieme tutti i risultati della 24esima stagionale. Schio Brescia 96-54, Crema Dinamo Sassari 65-61, Moncalieri Venezia, la vittoria di Venezia 79-66, Ragusa Lucca 78-87, Sesto San Giovanni San Giovanni Valdarno 70-52, la vittoria della Virtus Bologna contro la Molisana Magnolia Campobasso di 9, 75-66, San Martino di Lupari Faenza 86-57. E quindi dopo 24 giornate in testa al massimo torneo di pallacanestro femminile nazionale c'è la Virtus Bologna insieme a Schio con 44 punti, a 40 Venezia, Dinamo Sassari ne ha 33, a 32 il sesto San Giovanni, la Molisana Magnolia Campobasso è sesta in classifica con 26 punti, segue Ragusa, poi Crema e poi le altre formazioni. Una gara disputata alla pari con la corazzata Virtus Bologna, ceduta solamente nel rush finale. La Molisana Magnolia, nonostante le tante difficoltà fisiche, si è esaltata ieri al Paladozza e pur cedendo di 9 ha creato più di una difficoltà alle felsine in una serata in cui Robin Parks ha messo a segno ben 33 punti. Sentiamo Vincenzo Ciccone. Una prova da prima della classe, in casa di chi? La Virtus Bologna, da ieri è la nuova leader della massima serie cestistica in rosa.
la molisana Magnolia Campobasso esce tra gli applausi dal Paladozza, dando vita ad un confronto esaltante contro le felsine. Forte di una Robin Parks, gran mattatrice, l'ala piccola statunitense evidentemente riesce ad esaltarsi sul parquet del cosiddetto Madison di Piazza Alzarita e mette a segno ben 33 punti, facendo letteralmente lambiccare le emiliane, che provano a dare strappi di rilievo nel primo periodo. Le campobassane però ogni volta si riportano sotto. Nel secondo quarto sono le Magnolie a cercare di creare il break e ad avere un vantaggio di 3 lunghezze, 40-43, col buzzer beater di Abdi, con 5 decimi ancora da giocare. Le rossoblù ampliano il margine portandolo sul più 10, 40-50 nel terzo quarto. Ma Bologna si riavvicina ed è a meno 2 al trentesimo, 54-56. Le felsine impattano e provano ad allungare nell'ultimo quarto, però le campobassane, con un ultimo sforzo, arrivano a fare 66 pari. Qui le forze relative per le diverse problematiche fisiche nel gruppo rossoblù ed un pizzico di esperienza in meno nel team dei fiori d'acciaio creano quel break di 9-0 con cui le emiliane conquistano la contesa per 75-66. E sempre per la pallacanestro ci spostiamo sul fronte maschile, su quello della serie C Gold, con tutti i risultati della categoria in questa terza giornata della cosiddetta fase a orologio. Olimpia Mosciano Teate Chieti 94-48, Roseto Air Termoli 81-63, Nuovo Basket Aquilano Vasto Basket 92-72, la vittoria interna della New Fortitudo Isernia sull'Unibasket Lanciano 94-75 e la vittoria anche degli amatori Pescara sul Magic Chieti 83-73. In virtù di questi risultati andiamo a vedere la classifica della fase a orologio. Roseto e amatori in testa con 34 punti, 32 per Nuovo Basket Aquilano e New Fortitudo Isernia, 18 Vasto e Air Termoli, 16 Magic Chieti, 12 Mosciano e chiudono Unibasket con 10 punti, la Teate Chieti con 2. E con questa vittoria interna la New Fortitudo Isernia si è assicurata matematicamente i play-off con uno sguardo però sempre al primo gradino del podio. Questa è l'ambizione del club. Sentiamo. Un successo netto di 19, 94-75, sinonimo di play-off matematici ed una conclusione della stagione con certezza tra le prime quattro. La New Fortitudo Isernia prosegue nel suo percorso senza macchie nella fase ad orologio del torneo di C Gold e centra, considerando anche il finale della regular season, il suo nono referto rosa consecutivo, avendola meglio su di una Unibasket Lanciano, che nel proprio roster presenta anche l'isernino Samuel Cicchetti, ma in partita con il team di coach Forgione, che ha già un margine in doppia cifra alla fine del primo quarto, 24-13. Nel secondo periodo i Pentri mettono a segno altri 24 punti e altrettanti arrivano nel terzo quarto, con un margine che tocca le 19 lunghezze al ventesimo ed arriva ad un più 24 al trentesimo. Il resto è garbage time, con gli isernini che alla fine mandano 4 elementi in doppia cifra, ossia Zonkov a quota 25, il playmaker Compagnoni a 22, il totem baltico Sajnauskas a 20 e l'ucraino Batalski in uscita dalla panchina a 12. Per gli isernini ora il primo esame rilevante arriverà sabato sera in casa del Roseto 2020, secondo della classe. Palamaggetti, i Pentri, andranno con la determinazione di chi vuol scrivere un'altra gran bella pagina della propria stagione. Ed ora la pallavolo maschile di Serie B, anche in questo caso andiamo a vedere tutti i risultati della 19esima di regular season. Sarroch Casalbertone 3-0, Paliano Stella Azzurra Sestu 3-1, Virtus Roma Anguillara Sabazia 3-2, Genzano Roma 7 3-1, Marino Lazio 1-3, Appio Roma Spike Devils Campobasso 0-3, Cuscaglia di Fenice Roma 3-0. E quindi la classifica del campionato cadetto nazionale di pallavolo: Sarroch in testa 55 a 45 il Cuscagliari, terza in classifica la squadra di Campobasso, gli Spike Devils con 43 punti a 41 Genzano e Roma 7, 38 per la Virtus Roma e 36 Lazio, poi tutte le altre formazioni.
Chiudiamo con la pallavolo femminile di Serie B, tutti i risultati di questa 19esima stagionale nel girone L. Bari-Teramo 3-2, Castellaneta-Starbisceglie 3-1, Cerignola-Pescara-3 3-0, Europea-92 Isernia-Fasano 0-3, Sportilia-Bisceglie, Fenice-Libera-Virtus Cerignola 3-0, infine la vittoria del Francavilla per 3-7-0 sul Cutrofiano in trasferta. Riposava il Chieti in questa giornata e quindi la classifica vede in testa il Fasano con 51 punti, segue il Francavilla con 48, a 38 Cerignola, vediamo che l'Europea 92 Isernia ha 34 punti, così come il Castellaneta, poi il Teramo e poi via via tutte le altre formazioni. Bene. È tutto anche per questa edizione della pagina sportiva. Vi ricordo che potete rivedere i nostri TG collegandovi al sito www.teleregionemolise.it. Seguiteci anche attraverso i nostri canali social, Instagram, Facebook e YouTube. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con i programmi di Teleregione. Arrivederci.